Il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio, che Dio ci regna con te e
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Salutiamo la Vergine Maria con un applauso. Grazie.
dalle insidie del demonio, custodisca la nostra città e benedica le nostre famiglie per la gloriosa intercessione di Sant'Antonio di Padova. Le sue lacrime siano per noi segno di questo amore verso la nostra comunità. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi, sulla nostra città, su tutto il popolo capitino. Viva Dio Sant'Antonio!
Thank you.
Grazie a voi, una buona serata e viva Sant'Antonino! Grazie. Oh, my God.
fare così. Con la testa in avanti.
ero questo che? Ci sono e non ne dobbiamo lasciare rubare da nessuno.
che questa sera voi avete dimostrato il vostro amore, il vostro affetto, la vostra gratitudine al Santo, con il portarlo in modo dirigente, allegro, felice, ma è il Santatore che lo vuole, e al tempo stesso sereno. Ecco perché la prima parola che vi ho detto è stata grazie, ed è veramente una parola che scaturisce dal cuore, dal profondo del mio cuore, perché nel vedervi adesso con gli occhi posso chiaramente dire che questo è un popolo veramente devoto, e che ne dicano quelli che non ci conoscono: voi siete un popolo devoto, un popolo ricco di tradizioni, un popolo ricco di amore, un popolo ricco di tutto quello che è. Per questo c'è un morire, l'altro non ha. Voi siete... al nostro vescovo: questo è il fiore a questo popolo, è il fiore all'occhiello della diocesi di Parma. Ci disse poi mutata a bordo, eccellenza. No, io buono caldo, sempre buono, stai tranquillo, fino a quando ci sono io. È vero, non è mancato un anno il nostro vescovo. Fino a quando ci sono io sarò con voi. Perché? Perché amo la bellezza e la semplicità con cui manifestate e manifesto ancora oggi la vostra fede a Lui. Ed è questo quello che mi interessa. Bravo, non mi interessa. Questo è quello che mi interessa. E una delle cose che io vi chiedo è: non vi dimenticate che questa Chiesa, il nostro santuario, la Chiesa Madre, in perpetuo, significa sempre, è il luogo dove poter curare l'indulgenza plenaria, cioè la remissione del e delle pene. Questo è importante, è un tesoro preziosissimo che in molti luoghi desiderano avere e che non hanno, e noi siamo riusciti ad averlo. Ed è questo quello che mi preveva più di tutto: dare a voi, come diceva Francesco agli assistenti, dare a voi il paradiso. Questo è il paradiso, questa chiesa, il santuario, la Chiesa Madre è il paradiso. Sapete che cosa manca? Mancano le capezzone che ha sentito una casa. Posso? Questo è quello che dobbiamo fare. Nel senso che non è che il Signore ci sta chiamando ora, però il desiderio del paradiso è già per sé. Per come viene entrato. E questa sera, prima di concludere, un momento di silenzio, perché voglio ricordare Giuseppe Antonio. Caro Sant'Antonio, accompagno del cielo. Viva Dio, Sant'Antonio! E adesso insieme con i sacerdoti faremo la benedizione con le reliquie delle lacrime. Il Signore sia con voi. Andatevi per ricevere la santa benedizione. Per la gloriosa intercessione di Sant'Antonio di Padova, vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a Dio.